come si mangiava a San Matteo 50 anni fa? Ma diciamo, ecco, noi parliamo tanto di street food, lo street food esisteva ovviamente, riprendiamo un discorso ormai centenario dello street food, e a San Matteo andava proprio di moda lo street food, quindi bancarelle, così le chiamo, che vendevano solo mangiare sul lato del lungomare verso il mare per tutti quelli che se lo potevano permettere. Cioè cosa mangiavano 50 anni fa quelli che venivano? Venivano in tanti, come anche oggi, dalla provincia, la festa durava più giorni e c'era gente che insomma per guadagnarsi il posto migliore durante la processione dormiva anche per strada durante la notte tra il 20 e il 21. E cosa mangiava? Mangiavano il cibo più povero, quindi a base di ortaggi, la milza ovviamente di ispirazione aragonese, quindi la meuza, la milza, no, il panino con la milza, il panino con i peperoni saltati con l'aceto, il panino con le salsicce e broccoli, il panino con la parmigiana di melanzane, le lumache di terra naturalmente col peperoncino, molto e i famosi lupini con i ceci arrostiti. Vincenzo De Martino, come si prepara la milza? Facciamo un trito di prezzemolo, aglio, peperoncino, menta, si amalgama del tutto con un po' di sale e si riempie la milza. Si chiude con degli stuzzicadenti, si fa un soffritto di olio con la milza, si sfuma con vino rosso, si aggiunge l'aceto e si fa cuocere a fuoco basso per circa 6 ore. Quindi cuoce a fuoco basso per 6 ore circa nel vino e nell'aceto, aceto bianco. Aceto bianco e vino rigorosamente rosso. E come ci si accorge che è pronta? Perché il vino e l'aceto diventa una glassa, si caramella, si asciuga. Ma voi siete per la milza con la menta? Sì, siamo per la milza con la menta. Perché? Non tutti la fanno con la menta, c'è chi fa con la menta, chi senza menta, io la preferisco con la menta. A San Matteo i pescatori mangiavano un piatto di mare, insomma, quindi un piatto povero con il pescato. Poi col tempo, con gli anni, insomma, l'alternativa per esempio è diventata quella dei cannelloni. Noi cerchiamo di fare una sfoglia un po' più leggera, viene fatto tipo una sfoglia di una crespella, fatto con latte, farina e uova. Poi viene farcito con ricotta, carne macinata, prosciutto crudo, fior di latte, rigorosamente di aggerola, parmigiano reggiano e pomodori corbarini, una salsa di pomodoro corbarino. Quindi questo impasto che con cui viene farcita il cannellone, che è una pasta più leggera di quella che abitualmente troviamo, perché è quella delle crepe, insomma. Sì. Noi facciamo brasare un po' in padella la carne macinata, poi aggiungiamo della ricotta di pecora, qualche uovo, il formaggio, il prosciutto crudo e il fior di latte e facciamo il cannellone. Poi viene tagliato, messo con della salsa pomodoro, formaggio parmigiano e gratinato al forno. Per quanto tempo? 10 minuti massimo, che gli ingredienti sono quasi tutti cotti. Poi c'è la parmigiana, che è un piatto immancabile nel giorno di San Matteo, parmigiana e melanzane naturalmente. Mario Delia ci spiega come preparare una buona parmigiana che sia anche digeribile. Allora, partiamo naturalmente dalle melanzane, che devono essere innanzitutto infarinate. Infarinate, una leggera infarinatura per poi essere fritte in modo non eccessivo. Quindi dorate, insomma. Dorate, giusto una doratura, perché è importante anche fare uno strato sottile quando la si taglia la melanzana. Ecco, prendendo anche quella parte di melanzana che non contiene, come dire, i semi all'interno, cioè, perché quelli sono poco digeribili. Hanno un gusto non digeribile, e se capita una melanzana con molti semi non viene utilizzata perché poi viene scartata. Quindi infarinatura, leggera doratura e poi si procede agli strati, a creare gli strati in cui è composta la parmigiana. Alternando cosa? Naturalmente alternando gli strati di melanzane fritte con un ragù di carne non molto tirato, fior di latte di aggerola a cubetti, parmigiano e un bel po' di basilico, perché il basilico dà un aroma importante alla parmigiana. Tocco finale? Il tocco finale, prima del passaggio nel forno, è questa spennellata di
di uovo con del parmigiano, un po' di sale e un po' di ragù per dare il colorito, e praticamente viene spennellato sullo strato finale della parmigiana per poi dare un tocco di gratinatura dopo il passaggio nel forno. Per chiudere, naturalmente, il dolce, che a San Matteo è particolare. Vincenzo De Martino ci spiega come prepara questa sfogliata e poi questo ripieno crema amarena. Allora, la Santa Rosa si fa con un ripieno di una crema al limone, invece mentre il pasticcino si fa con una crema pasticcera con l'aggiunta di amarene e pasta frolla.